Allora, innanzitutto benvenute e benvenuti tutti. Sono molto contento di trovarvi qui a questo primo appuntamento di questo ciclo di presentazioni, Zoom in, simposi virtuali con l'autore, che nasce nel contesto delle attività di questo progetto di ricerca, ERC, che coordino presso il Dipartimento di Filosofia della Statale di Milano e che si intitola Anaikon. Anaikon è un termine che usa un trattino, purtroppo la filosofia, la riflessione teoretica nel Novecento e ancora in questo secolo ha molto abusato dei trattini e io sono stato per tanto tempo incerto se usare questo trattino, ma alla fine mi sono risolto ad usarlo, ad impiegarlo, perché mi sembrava che in questo caso riuscisse bene a veicolare l'idea di una tensione interna ad una classe di immagini, innanzitutto gli ambienti immersivi virtuali, ma andando all'indietro anche tutte quelle immagini che appartengono ad un'archeologia, ad una genealogia di questi ambienti immersivi virtuali. Pensiamo al cinema in 3D, ma anche ai panorami e ai diorami, alle immagini stereoscopiche, risalendo a tutta la tradizione molto ricca del trompe-l'œil, dell'immagine illusionistica. C'è qualcuno che addirittura risale alle caverne paleolitiche. Immagini, cioè, che, per così dire, se posso personificare lo statuto stesso dell'immagine, così anticipo anche un tema di persona che riguarda proprio il libro di Claudio Paolucci che oggi presentiamo e discutiamo. Immagini, dicevo, che è come se si sforzassero, facessero finta di non esserlo, quindi di negare, si sforzassero di negare il loro statuto di immagini e di presentarsi immediatamente come se fossero quella realtà che queste immagini rappresentano. Ed è un progetto che viene affrontato in maniera multidisciplinare, secondo diverse prospettive. Una l'ho già citata, quella archeologica, genealogica, di una storia anche di questo desiderio di negare lo statuto dell'immagine e di indebolire la soglia che separa il mondo dell'immagine dal mondo della realtà. Scusatemi. Ma poi anche un asse teoretico-concettuale che punta ad indagare quella costellazione di concetti che cercano di interpretare, di descrivere questa situazione. Il concetto di immersività, prima citavo gli ambienti immersivi virtuali, il concetto di presenza che sembra volersi sostituire al concetto di rappresentazione, il concetto di trasparenza, di immediatezza, che è forse uno dei più paradossali, perché evidentemente non c'è nessuna esperienza che sia immediata, ma l'effetto di immediatezza e di trasparenza del medium che questa tipologia di immagini cerca di ottenere, una retorica anche della trasparenza. E anche un effetto di scorniciamento, ecco che abbiamo un intervento. Un effetto, dicevo, di scorniciamento che punta a indebolire e idealmente ad annullare i confini, il perimetro dell'immagine, i dispositivi di cornice che tradizionalmente hanno sempre sottolineato la separatezza dell'immagine rispetto alla realtà. Qui tra di noi ci sono alcuni membri del team di ricerca che hanno un background appunto ibrido, provengono dalla filosofia, dalla storia dell'arte, dalla teoria del cinema, dalla teoria dei media, perché siamo convinti che solo in questo senso transdisciplinare e multidisciplinare si possa affrontare questo tipo di problema. Oggi Claudio, con persona, soggettività nel linguaggio e semiotica dell'enunciazione, un libro che è uscito da Bompiani nel 2020,
inaugura appunto questa serie di incontri. Lo ringraziamo molto per aver accettato il nostro invito. Qui tra noi c'è anche Pietro Montani, che sarà il nostro prossimo ospite. E do senz'altro la parola a Federica Cavaletti, che introdurrà Claudio e poi modererà la discussione del nostro intervento. Grazie a Claudio e grazie a Federica. Grazie Andrea. Allora dico qualche parola di introduzione sul nostro ospite di stasera, che è Claudio Paolucci, nonostante non ne abbia particolarmente bisogno. Claudio è professore associato di semiotica e filosofia del linguaggio all'Università di Bologna, dove è anche coordinatore del dottorato di ricerca in Philosophy, Science, Cognition and Semiotics, che devo dire riassume bene i suoi ambiti di specializzazione, che sono la semiotica generale, le scienze cognitive, il pragmatismo e appunto la filosofia e la teoria del linguaggio. Claudio ha ricoperto e ricopre una serie di incarichi non soltanto in Italia, ma anche presso diverse università europee, nonché degli Stati Uniti. E per fare solamente alcuni esempi, Claudio è stato visiting professor presso l'Università di Parigi, Praga, Memphis, Olomouc, e inoltre nel 2018 è stato resident fellow dell'American Institute for Philosophical and Cultural Thought. E dal 2019 Claudio è anche coinvolto in prima linea in due progetti europei, sempre di ispirazione semiotica. In particolare è responsabile dell'unità di Bologna del progetto europeo MEME, Me and the Media, Fostering Social Media Literacy Competencies Through Interactive Learning Sets for Adults with Disability, ed è principal investigator del progetto europeo NEMO, New Monitoring Guidelines to Develop Innovative ECEC Teachers Curricula, che utilizza strumenti semiotici per individuare in modo precoce tratti tipici del disturbo dello spettro autistico in bambini di età prescolare e per mettere appunto strumenti per includere in modo corretto i bambini che manifestano questi disturbi. Claudio è autore di oltre 90 paper pubblicati su riviste peer review nazionali e internazionali e ha pubblicato anche diversi volumi, tra cui Strutturalismo e Interpretazione, edito per Bompiani nel 2010, e il recentissimo Cognitive Semiotics, Integrating Science, Minds, Meaning and Cognition, pubblicato da Springer. Oggi però Claudio appunto è qui per parlarci del suo persona, Soggettività nel linguaggio e semiotica dell'enunciazione, uscito di nuovo per Bompiani nel settembre 2020. Come vedremo, Persona è un volume denso, ma io credo accessibile e soprattutto ricco di spunti e di strumenti anche per chi non abbia una formazione specifica nel campo della semiotica. E in questo volume Claudio sviluppa una teoria dell'enunciazione impersonale, cioè fondata su uno slittamento dalle figure classiche dell'io e del tu a quella, come vedremo, soltanto apparentemente non personale dell'egli. Uno slittamento che gli consente non soltanto di rivedere il meccanismo dell'enunciazione, che è al cuore del suo volume, ma anche di ripensare le origini e la natura di un costrutto fondamentale, non solo per la semiotica, ma credo per qualunque branca della filosofia, cioè la soggettività. Il libro è questo, ce l'abbiamo, l'aperitivo ce l'abbiamo, quindi passo la parola, senza altri indugi, a Claudio. Grazie Federica, grazie Andrea, grazie a tutti voi. Per me è non solo un onore, ma proprio un piacere essere qua all'interno di un progetto così importante. Proprio è una delle cose più importanti della cultura italiana in questo momento nel panorama europeo, e lo dico veramente senza nessuna piaggeria. Penso che la ricerca di Andrea sia fondamentale e nell'ultimo capitolo di Persona io provo a discutere alcune di queste cose, a riformularle o a fare delle proposte dal mio punto di vista. Quindi lo dico perché ci ho molto lavorato, è una cosa che per me sono temi per me centrali e quindi mi fa particolarmente piacere essere qua. Chiedo gentilmente a qualcuno che mi può autorizzare a condividere lo schermo, perché ho preparato un piccolo PowerPoint, visto che mi è stato detto che dovevo parlare per una trentina di minuti e raccontarvi un pochino che cosa ho fatto. Intanto che voi lo fate, comincio. Sì, prego, dovrebbe essere già possibile. Sono a posto, sì, benissimo. E comincio allora un po' a parlarvi. Il libro ha titolo e sottotitolo, hanno
tre idee, no? L'idea di persona, persona che sia la persona linguistica, io, tu, egli, appunto, c'è una categoria linguistica che è quella della persona, ma è anche la categoria generale della maschera. Sapete che appunto persona, sia in greco che in latino, prima di diventare persona linguistica, viene dalla maschera del teatro, vuol dire personaggio. L'altra parola è enunciazione. Io da un po' di tempo cerco un po' di pensare all'idea di un'enunciazione impersonale, cioè fondata non sulla categoria della persona, ma sulla categoria della non persona. Sapete che c'è una famosa teoria linguistica che viene da un grande linguista strutturalista, allievo di Saussure, di Martinet, che si chiama Benveniste, che pensava invece la soggettività nel linguaggio risiedesse nella prima e nella seconda persona, e pensava che invece l'egli non fosse in realtà una persona, non fosse una persona detta terza, ma fosse una non persona, appunto da qui l'idea di enunciazione impersonale, cioè fondata sulla categoria di non persona, cioè sull'egli, e soprattutto questa idea di soggettività nel linguaggio. Perché appunto le cose sono connesse. La grande teoria che ha avuto un enorme successo nella seconda parte del Novecento, che proprio veniva da Benveniste, era che la nostra soggettività, per soggettività si intende l'autocoscienza, l'io proprio, quello che i filosofi chiamavano l'autocoscienza, cioè non il sapere qualcosa, ma il sapere di saperla. Non il percepire qualcosa, ma il percepire di percepirla, cioè quel raddoppiamento del soggetto su se stesso che in qualche modo definisce la nostra capacità di rendere noi stessi oggetto delle nostre riflessioni. Ecco, secondo questa teoria appunto semiolinguistica, questa capacità nasce dal linguaggio e nasce in particolar modo dall'enunciazione. E nel libro cerco di un po' come queste tre cose stanno insieme. Per chi non è proprio magari molto dentro le cose semiotiche, l'enunciazione è una categoria centrale per una serie di dibattiti che secondo me riguardano anche molti di voi. Vedrete che infatti tutto il problema delle anaicon, tutto il problema appunto degli ambienti 3D, della proprio di una percezione macchinica, io la declinerò proprio in funzione del concetto di enunciazione, come proverò a dire nella seconda parte di quello che voglio fare, l'idea appunto originaria di enunciazione è che l'enunciazione era il passaggio dalla langue alla parole. Sono concetti che credo che voi conoscete. La langue è l'aspetto sociale condiviso del linguaggio, la parole è l'atto individuale attraverso cui io me ne approprio, e l'enunciazione è l'istanza di mediazione che vi fa passare da uno all'altro. Cioè, in qualche modo, un soggetto si appropria dell'aspetto condiviso e sociale del linguaggio e attraverso un atto produce un enunciato. Allora, ovviamente, normalmente l'agency di questo atto è attribuita al soggetto. E per Benveniste, per tutta la linguistica strutturale, e per Grimas, eccetera, e poi per Casetti, ci arriverò dopo, l'agency di questo atto è appunto l'io. L'io definisce colui che parla, e colui che parla è la prima persona singolare. C'è una corrispondenza generalizzata tra queste idee. L'agency dell'atto di enunciazione, che converte l'aspetto sociale condiviso del linguaggio per produrre un enunciato, è colui che parla, la prima persona singolare. Allora, l'idea centrale un po' del mio libro di persona è che l'agency dell'atto di enunciazione non appartenga al soggetto, ma appartenga a molte istanze enunciate, e in qualche modo non appartenga all'io, non appartenga alla prima persona, ma ecco, io però ho ancora disabilitato la condivisione dello schermo. Non so se... Ecco, ora dovrebbe essere a posto. Ok, ecco. Non so se riesco. Se vedete quello che vi sto facendo vedere. Ma appunto, nel mio enunciato, non pensa soltanto la mia parola in prima persona, ma molte altre istanze enunciate. Pulsano degli schemi della lingua, delle norme linguistiche, degli apprezzamenti collettivi, degli usi, degli stereotipi, dei cliché, eccetera, eccetera. In qualche modo
la pagina di un autore non è mai bianca, la tela di un pittore non è mai vuota, ma proprio nel suo essere bianca, nel suo essere vuota, dentro la pagina bianca e la vuota, pulsano tutta una serie di giadetti, di cliché, di stereotipi, eccetera, eccetera. E in qualche modo, appunto, citando un semiotico molto noto che si chiama Coquet, lui dice tutti hanno, ad esempio, che la società è produttrice di discorso, qualcun altro dice anche che il corpo è produttore di discorso, allora non sono più soggetti dell'enunciazione, ma sono istanze del discorso, sono istanze enuncianti. Appunto, non possiamo amputare l'enunciazione ridotta tradizionalmente e erroneamente all'ego dalle sue altre istanze enuncianti. E questa è l'idea di base che io cerco di declinare in più modi, cioè l'agency dell'atto di enunciazione non appartiene alla prima persona singolare, ma coinvolge molte istanze enuncianti. E il libro nasce da due idee che all'inizio non mi sembravano connesse, ma che provavo a, che poi, facendo ricerca, perché è un libro che poi è durato, è frutto di un lunghi anni di lavoro, di almeno 7 anni di lavoro. La prima idea, che non avevo mai capito da studente, proprio quando ero a Parigi, cercavo di capire cosa volesse dire, è un'idea di Deleuze e Guattari in Mille piani, dove loro dicevano che l'enunciazione è l'effetto di un concatenamento collettivo di enunciazioni. Loro dicono questa cosa qua. E la parola concatenamento, in realtà viene è la traduzione italiana di una parola francese che è agencement, ma agencement, e questo è un suggerimento di Paolo Fabbri, agencement in realtà non vuol dire concatenamento, vuol dire assemblaggio, assemblea in qualche modo. Come nelle assemblee degli anni 70, cioè dentro la mia parola pulsano molte istanze enuncianti convocate in assemblea, come erano le assemblee degli anni 70. Molte istanze eterogenee venivano riunite nello stesso posto, nella stessa stanza, ognuna con pari dignità di parola. L'idea è che l'enunciazione sia un processo di questo tipo, sia un agencement, sia un assemblaggio di istanze che pulsano nella parola che noi troppo frettolosamente tendiamo ad attribuire ad un soggetto. E un esempio di questo mi è venuto appunto, l'altra grande idea che ho cercato di tenere insieme con quella di Deleuze e Guattari, da questo disco che forse voi conoscete, dovreste vederlo, di Io e le storie tese, che si chiama Studentessi. Allora, mi ha sempre fatto molto divertire, ho sempre trovato geniale, come molte delle cose di Io e le storie tese, mi chiedevo che cosa volesse dire Studentessi. Allora, Studentessi è la parola di Elio, cioè c'è soltanto la sua enunciazione in prima persona che parla in questo enunciato? No, ci sono molte istanze enuncianti, come le chiamo io. Perché? Perché l'enunciazione è una specie di operazione di passaggio tra modi di esistenza. La langue era virtuale, per Saussure, mentre l'enunciato è realizzato, è attuale, e l'enunciazione ci faceva passare dalla struttura della lingua, che era virtuale, a un atto concreto di linguaggio che invece era attuale, realizzato, eccetera, eccetera. Quindi l'enunciazione opera una serie di passaggi tra modi di esistenza. Questa è l'idea centrale. E che passaggi ci sono qui? Qui avete la potenzializzazione di uno schema della lingua. Questo è un errore di italiano. In italiano non si può costruire la forma maschile a partire dalla forma femminile. Okay? Si può fare il contrario, il femminile viene costruito normalmente a partire dal maschile, da qui tutte le cose sul genere del linguaggio, ma il contrario è un errore. Quindi qui la grammatica, lo schema della lingua, lo schema linguistico dell'italiano viene potenzializzato. Ci sono delle regole grammaticali che sono violate, quindi vengono potenzializzate, passano di modo di esistenza. Da realizzate diventano potenzializzate. Non solo. Studentessi è contemporaneamente l'attualizzazione di una forma virtuale a livello dell'uso. Cosa voglio dire? È di uso comune fare degli errori di grammatica e di italiano per parità di genere. Avvocata, eccetera, eccetera. Avevamo avvocatessa, adesso usiamo altre parole, è un errore grammaticalmente, ma si fa, poi non è detto che è un errore, perché appunto infermiere, infermiera, ingegnere, ingegnera, è perfettamente la stessa cosa, però su infermiere ci suona, mentre su ingegnere meno, e quindi è molto importante che invece venga
venga fatto e venga esteso. Ma appunto, qui l'idea è, noi possiamo fare, possiamo potenzializzare la lingua italiana per a scopi di parità di genere, ma lo possiamo fare per il femminile. Quello che fa Elio è invece in qualche modo una nuova parità di genere grammaticale. Noi possiamo costruire la forma maschile a partire dalla forma femminile. E non solo, Elio assume per il maschile in qualche modo una cosa che di norma a livello di parità di genere si rifiuta per il femminile. Quando il nostro rettore dell'Università di Bologna ci ha scritto che non dovevamo dire cari studenti, ma dovevamo dire care studentesse, cari studenti, ci stava dicendo che non dovevamo usare la forma estensiva maschile per esprimere anche il femminile. Cioè li dovevamo usare non come termini non marcati, come li chiamava Jacobson, il maschile è un termine non marcato, ma come due termini marcati. Allora Elio cosa sta dicendo? Benissimo, usiamo il femminile estensivo, studentesse, e costruiamo la forma maschile a partire dalla forma femminile. Ovviamente questa è, come vedete anche qui, una potenzializzazione e una realizzazione di un uso che normalmente noi non facciamo, e ovviamente Elio ci scartava, diceva che il titolo del disco veniva da quando lui aveva sentito in un'intervista televisiva Ilona Staller, noto parlamentare della nostra Repubblica, che diceva: mi trovo in un posto pieno di studentessi. E allora Elio ha detto: questo deve essere il titolo del disco, perché Ilona Staller, cioè, su Wikipedia trovate questa citazione, non si è mai distinta per un'attenzione al linguaggio di genere. E quindi allora loro fanno tutta questa cosa. Cosa vuol dire questo? Cioè, cosa sto cercando di dire? Sto cercando di dire che nella parola che noi tendenzialmente attribuiamo a un soggetto, in qualche modo c'è un complesso gioco, c'è una complessa officina di passaggi tra modi di esistenza tra diverse istanze enunciate. Norme, usi, apprestamenti collettivi, cliché, stereotipi, grammatiche, eccetera, eccetera. Dietro questa idea c'è l'idea che enunciare non sia un atto soggettivo la cui agency appartiene a un io, ma sia un atto di invio di un messaggero. L'idea di enunciazione, se voi avete letto quel bel libro di Latour che è Enquête sur le mode d'existence, lui dice che l'enunciazione è l'invio di un messaggero che parla per noi. E in qualche modo enunciare è inviare dei nunzi, le nostre parole, i nostri enunciati, a cui noi passiamo la palla. È proprio un passaggio della palla come nei giochi di palla, dice Latour. E questo messaggero che parla per noi, in qualche modo, porta la nostra parola anche quando noi saremo assenti. Allora, dietro appunto c'è questa idea di enunciazione come invio di un nunzio, invio di un messaggero, e questo apre all'altro, per me, tema importante del libro, che è legato alla questione della soggettività. Come vi ho detto prima, secondo Benveniste, il soggetto nasce dall'io linguistico, l'autocoscienza nasce dall'io linguistico, e più in particolare, secondo Benveniste, nasce dalla quella capacità che noi abbiamo di appropriarci del linguaggio e appropriarci di alcune categorie specialissime del linguaggio, che sono i cosiddetti embrayeur. Voi li conoscete, gli embrayeur in linguistica sono io, qui, ora, eccetera, eccetera. Allora, secondo Benveniste, la soggettività dipende dal linguaggio, e Benveniste aveva in quegli anni, in qualche modo, buone ragioni per dire questo, perché, non so se voi ci avete mai ragionato, ma la soggettività, che sembra una proprietà propria della persona, dell'essere umano, in realtà non lo è affatto. Noi non nasciamo con una soggettività. Il bambino molto piccolo non è dotato di autocoscienza. L'autocoscienza, la soggettività, ciò che noi chiamiamo soggettività, si sviluppa nell'interazione sociale,
attorno tra i 18 e i 24 mesi. E si sviluppa dopo che il bambino, quindi nella cosiddetta intersoggettività terziaria, per citare Trevarte, e dopo che il bambino ha acquisito molte altre capacità cognitive, cioè dare senso alle azioni degli altri attraverso la cosiddetta capacità di teoria della mente, di mind reading, e molte altre capacità. Io nel libro lavoro molto su questo. E appunto, dal momento che proprio in quegli anni il bambino impara a parlare, c'era questa, in qualche modo, gemellarità tra lo sviluppo cognitivo del bambino e questa tesi che negli anni 60-70 era ancora sostenibile, ma che le moderne scienze cognitive in qualche modo hanno ormai smentito, che l'autocoscienza fosse connessa all'io linguistico, cioè alla capacità in qualche modo che il linguaggio ci fornisce di assumere, fare nostre alcune categorie specialissime, di cui ritornerò perché rimandano molto all'audiovisivo. Qualcuno di voi forse conosce sicuramente una serie TV che si chiama Westworld. In Westworld viene messo in scena proprio questa cosa qui. Voi sapete che questi robot sentono delle voci, si pensa che le voci che questi robot sentono siano le voci che vengono da un programmatore che o sta per spionaggio industriale cercando di rubare dei segreti o sta cercando di boicottare il parco, e invece alla fine si scopre, se avete visto la serie lo sapete, che in realtà queste voci che loro sentono, che i robot sentono, sono le loro stesse voci, perché il programmatore, in qualche modo Arnold, lì c'è un cliffhanger che chi ha visto la serie conosce, quando aveva cominciato a lavorare con i primi residenti, i primi host robot nel parco, quello che stava cercando di fare era proprio dotare questi robot di autocoscienza. E che cos'è l'autocoscienza, cioè la soggettività? La soggettività è quella capacità che noi abbiamo di riflettere su noi stessi. È quella capacità che noi abbiamo di porre noi stessi a oggetto delle nostre riflessioni. Quella capacità che noi abbiamo di metterci in scena, di raddoppiarci. È un ossimoro la soggettività. È soggetto chi è capace di rendersi oggetto. Da qui appunto la famosa formulazione di Benveniste che il soggetto è ego che dice ego. Questo Benveniste dice questo. E i due ego non sono sullo stesso piano. Il primo ego è qualcuno, è una persona, è un individuo. E il secondo ego, ego che dice ego, il secondo ego non è un qualcuno. Quel secondo ego è il pronome personale di prima persona, è un'entità del linguaggio, è un pronome. Okay? Quindi la capacità che noi avremmo di raddoppiarci deriva dalla nostra capacità di assumere delle maschere linguistiche. Allora, nel libro io faccio tutta una genealogia di questa idea, a partire dal libro di James, da molte cose che noi sappiamo sulla coscienza e anche da alcune analisi. Faccio per esempio una lunga analisi dell'Iliade, dove Achille, come voi sapete, non sembra essere dotato di autocoscienza. C'è questo bel passo dell'Iliade dove Agamennone comunica ad Achille la sua volontà di privarlo del suo bottino di guerra, tra cui la schiava Briseide, e non so se lo sapete come viene raccontata questa cosa, e la prima reazione che Achille ha è quella, e proprio lo fa, di estrarre la daga dal calzare e andare alla giugulare di Agamennone per tagliargli la gola. Achille faceva il killer di mestiere, è quello, il killer uccide. E questo è esattamente. Ma si ferma. Allora, per un lettore moderno, ovviamente Achille deve aver pensato che, in qualche modo, la vendetta è un piatto che va servito freddo. E che quindi lui avrà una migliore soddisfazione se è in grado in qualche modo di placare la propria collera
dilazionare la propria vendetta, ritirarsi dalla battaglia, e allora Agamennone verrà a implorarlo. In realtà però Omero non ce la presenta così. Sapete che appunto quello che succede è che la dea Atena, lui solo visibile, scende dal cielo e gli ferma il braccio. Quindi in qualche modo faccio vedere, spero che vediate ancora la mia slide, ma tendenzialmente ad Achille nell'Iliade mancano tutti i tratti costitutivi della soggettività. Non sa riflettere su se stesso, cioè non è in grado di oggettificare. Lui, per poter non uccidere Agamennone, deve avere una specie di piano in cui lui è un personaggio tra gli altri personaggi, è un lui stesso futuro. In semiotica diremmo si deve debraiare, deve costruire un non-io. E, appunto, deve avere un pensiero strategico, deve costruire un mondo possibile, deve scommettere che questo mondo possibile in cui Agamennone lo verrà a implorare diventerà poi il mondo reale, e in qualche modo deve saper placare le proprie passioni, deve saper trattenere la propria collera in vista di un futuro che è più remunerativo per lui stesso. Ma Achille appunto non ha nessuna di queste capacità. Questa capacità però nell'Iliade ce le ha un altro personaggio, che è Ulisse. E Ulisse, come sapete, è il grande inventore di stratagemmi e di trucchi. E nel libro io mostro come la nostra soggettività sia connessa, questa mia tesi che ha tutta una serie di sue dimostrazioni, alla capacità di menzogna, okay? Cioè alla capacità di ingannare l'altro. Questo lo si vede anche nei bambini. I bambini molto piccoli acquisiscono l'autocoscienza quando quella competenza semiotica che gli permette di costruire delle superfici significanti che possono essere utilizzate per mentire. Cioè, in qualche modo, quando il bambino mente, riesce in qualche modo a dire se stesso come se fosse un altro, come se fosse un personaggio di una storia che lui racconta. E questa sua capacità di menzogna è alla base la capacità cognitiva che serve per sviluppare un'autocoscienza, tra le altre. E voi sapete forse che il mio maestro diceva, che era Umberto Eco, diceva che la semiotica è la disciplina che studia tutto ciò che può venire utilizzato per mentire. E quindi appunto la soggettività è in modo un effetto semiotico. Mi state sentendo, scusate? Sì, perché io non vi ho persi, non riesco più a rivedervi, ma se voi vi sentite va benissimo e proseguo, perché mi dice accedi qua. Ma vedo che mi fate sì, quindi mi state sentendo, e quindi proseguo. E, allora, se leggete il libro trovate tutto questo, e trovate appunto questa idea centrale, è che la nostra soggettività emerge attraverso le maschere semiotiche e le posizioni di soggetto allestite dai linguaggi e che noi dobbiamo indossare per parlare un linguaggio. Okay? Da qui appunto il tema generale, che credo sia quello che si avvicini più ai vostri interessi, e di cui adesso parlo per una decina di minuti, ma poi posso approfondire nella discussione se volete, che è l'idea che tutti i linguaggi, compresi quelli legati all'audiovisivo, compresi quelli legati alla realtà virtuale, alle immagini aniconiche, eccetera, eccetera, hanno una proprietà costitutiva, che è in qualche modo la proprietà che noi semiotici chiamiamo enunciazione. E l'enunciazione è una proprietà generale di tutti i linguaggi, anche di quelli non verbali, che dice che per poter essere usato, per poter essere trasformato, ogni linguaggio deve allestire alcune sue parti in modo da costruire delle posizioni di soggetto che gli attori empirici, che gli individui concreti che parlano il linguaggio, devono occupare
per poter parlare appunto quel linguaggio. Quindi che cos'è l'enunciazione? L'enunciazione è una proprietà dei linguaggi che allestiscono dei posti per chi fuori dal linguaggio può parlare il linguaggio o lo può trasformare in qualche modo. Ok? Ci sono dentro tutti i linguaggi alcune parti del linguaggio specialissime, Benveniste le chiamava così, che per poter essere interpretate vi impongono di uscire dal linguaggio per considerare la concreta situazione di discorso. Per Benveniste, lo sapete, è molto noto, Casetti ci ha costruito l'intera teoria dell'audiovisivo a cui adesso arrivo, queste categorie, che si chiamano embrayeur per i linguisti, sono io, qui e ora. Perché? Perché se io dico io, dico Claudio Paolucci, ma se Andrea dice io, dice Andrea Pinotti. Se io dico tu, dico Andrea Pinotti, e se Andrea dice tu, dice Claudio Paolucci. Cioè, in qualche modo, il referente del segno dell'embrayeur linguistico, io o tu, cambia a seconda di chi lo dice. Quindi voi, per poterlo interpretare, dovete uscire dal linguaggio verbale e considerare la concreta situazione di discorso in cui delle persone concrete parlano in presenza. Ok? Questa cosa Benveniste la chiama apparato formale dell'enunciazione. Che cosa vuol dire? Cos'è apparato formale? La cosa è centrale. La formulazione francese è appareil formel dell'énonciation. Sono delle forme del linguaggio, da qui appunto apparato formale, sono forme linguistiche, sono dei pronomi, sono dei deittici, degli indicatori di temporalità. Sono linguistici, ma non hanno nel linguaggio il loro statuto pieno, dice Benveniste. E per poter essere interpretati, vi impongono di uscire dal linguaggio. Allora, quello che è successo nella teoria degli audiovisivi, che credo vi interessi molto, è che sono stati cercati degli analoghi del linguaggio verbale. Per esempio, se voi, per spiegare che cos'è la soggettiva ancora si, nel linguaggio dei videogiochi, spara tutto in prima persona. Action RPG in terza persona. Vedete che c'è questa idea di trovare dentro il linguaggio audiovisivo l'analogo degli embrayeur della lingua verbale. La soggettiva è quell'immagine che ci restituisce lo sguardo di un io enunciato. E l'oggettiva invece è quell'immagine dove non c'è nessuna prima persona che guarda. Qui tutto il libro, per esempio, bellissimo, di Casetti, Dentro lo sguardo, io ce l'ho ancora in programma, che cerca degli analoghi del linguaggio verbale nel meccanismo dell'audiovisivo. Ok? Ma l'idea di Benveniste però non era questa. Benveniste faceva il linguista, lui si occupava solo di linguaggio verbale. L'idea di Benveniste era: esistono delle forme del linguaggio, di qualsiasi linguaggio, che sono linguistiche, ma che però non hanno nel linguaggio, nelle forme del linguaggio, il loro statuto pieno. E che, per poter essere interpretate, impongono un'uscita dal linguaggio. Il linguaggio verbale erano io qui ora, ma nel linguaggio audiovisivo ci sono davvero degli io, dei qui, degli ora e dei tu? Lo sapete che Casetti pensava di sì, ma un altro grande autore della semiotica degli audiovisivi, che era Christian Metz, invece negava con forza questa cosa. Diceva: no, non ci sono degli equivalenti degli embrayeur. Il linguaggio audiovisivo parla un altro linguaggio dell'enunciazione. Però, se ci pensate, l'idea di Benveniste è molto diversa. Benveniste non dice che noi dobbiamo cercare nei linguaggi non verbali le stesse strutture dei linguaggi verbali. La mia disciplina, la semiotica, ha fatto questo. Ha cercato l'analogo degli io, dei tu e dei qui nei linguaggi non verbali, fuori dal linguaggio verbale.
Ma Benveniste dice soltanto che ogni linguaggio, per poter funzionare, per poter essere parlato, deve allestire in qualche modo alcune sue categorie particolari che impongono di andare fuori dal linguaggio. Allora, nel linguaggio verbale, questo fuori è la situazione di discorso in cui io e Andrea parliamo di persona e ci diciamo io, tu, vieni qua, passami il sale, eccetera, eccetera. Ma la situazione di enunciazione, la situazione di discorso dell'audiovisivo è completamente diversa. C'è, in qualche modo, la situazione dell'audiovisivo è qualcuno nel salotto di casa, con un visore VR in mano, con un controller di videogiochi in mano, davanti a uno schermo del cellulare, a cui in qualche modo il testo audiovisivo fa qualcosa. Allora, la situazione di enunciazione nell'audiovisivo è proprio questa situazione in cui noi vediamo delle cose che non possiamo vedere attraverso il testo. Cioè, in qualche modo, l'idea è che l'apparato formale dell'enunciazione dell'audiovisivo è un apparato protesico che fa a qualcuno fuori dall'audiovisivo delle cose che senza l'audiovisivo chi è fuori non potrebbe vedere, non potrebbe sapere, non potrebbe fare. Questo è l'analogo dell'apparato formale dell'enunciazione audiovisivo al cinema o in qualche modo in linguaggi non verbali. Non io e tu e gli egli, che non ci sono. Non c'è una terza persona nell'audiovisivo. C'è qualcosa di altro genere. E infatti Benveniste chiama questa cosa appareil formel de l'énonciation. Allora, tutta la linguistica e la semiotica di quegli anni traduce apparei con apparato. Erano gli anni del Partito Comunista, l'apparato formale dell'enunciazione. Ma apparei, devo a Ruggero Eugeni questo suggerimento, apparei in francese non vuol dire apparato, vuol dire apparecchio, vuol dire macchina. Come nella frase Catherine porte un appareil, Caterina porta l'apparecchio. Qualcosa che le migliora i denti. Allora l'idea è che l'apparato formale dell'enunciazione audiovisivo sia questo apparecchio, Vertov diceva un cineocchio, una protesi, che concatenato all'occhio umano collocato fuori testo, in questo concatenamento, in questo agencement tra un occhio personale e un occhio macchinico, tra occhio e cineocchio, ma orecchio e cineorecchio e molto altro, potremmo dire in futuro, in qualche modo dota di protesi qualcuno che parla, metto 100 virgolette, il linguaggio audiovisivo. Quindi esiste una specie di apparecchio formale dell'enunciazione dell'audiovisivo che è di tipo protesi. Allora, se vedete, questa cosa è molto diversa rispetto all'apparato formale dell'enunciazione nel linguaggio verbale. Perché? Perché nel linguaggio verbale noi cerchiamo dentro al linguaggio, dentro all'enunciato, le immagini di chi sta fuori. La semiotica dice che l'enunciazione è simulacrale. Cosa vuol dire? Ci sono i simulacri di qualcuno dentro al testo. Dentro il testo simula, costruisce, ha le immagini di qualcuno che sta fuori. Nell'audiovisivo è il contrario. L'apparato formale dell'enunciazione è di tipo protesico, cioè il testo fa qualcosa al fuoritesto, ha una funzione performativa. Chi conosce Benveniste sa che i suoi esempi di apparato formale dell'enunciazione erano proprio performativi, era lo giuro. qualcosa che io faccio con le parole. Mentre lo dico. L'audiovisivo c'è qualcosa di questo tipo, c'è una performatività del linguaggio audiovisivo che fa qualcosa a qualcuno collocato fuori testo e lo dota di protesi, gli fa vedere delle cose che non potrebbe vedere senza il testo. Okay? Questo già nell'audiovisivo normale. L'esempio mio preferito è la soggettiva libera in diretta di Pasolini.
Qualcuno di voi conosce questa cosa. Pasolini diceva, lui lavorava sull'immagine semisoggettiva di Mitry, che era questo essere insieme della macchina da presa con i personaggi, in cui i personaggi, il punto di vista non era né oggettivo, cioè né esterno, né in terza persona, diremmo con una terminologia sbagliata, ma non era nemmeno soggettivo, non era nemmeno in prima persona, cioè non c'era nessun attore dell'enunciato che guardava, ma era assieme, era un concatenamento tra i due. Allora Pasolini diceva, dal momento che questo sguardo è possibile solo nell'audiovisivo, non ha, diceva Pasolini, nessun equivalente nella percezione naturale. Nessuno di noi percepisce in semisoggettiva. Noi percepiamo sempre in soggettiva e ci possiamo astrarre da noi stessi e creare un effetto di terza persona, sguardo a volo d'uccello, voi conoscete perfettamente, Andrea mi ricordo faceva l'esempio di cosa vuol dire essere un'aquila in qualche modo, una forma di débrayage in cui assumi un punto di vista di un altro, un punto di vista terzo, no? E con un visore VR, eccetera, eccetera. Ma in semisoggettiva non ci percepisce nessuno, diceva Pasolini. Allora lui faceva un'analogia linguistica bellissima e diceva che in qualche modo, se possiamo dire che una soggettiva è un discorso diretto e che un oggettivo è un discorso indiretto, allora una semisoggettiva è un discorso indiretto libero. Faceva questa analogia bellissima sul linguaggio. E cosa stava cercando di fare? Stava cercando di riformulare questa idea di percezione macchinica che è possibile soltanto attraverso il cineocchio in un concatenamento specificamente semiotico tra l'apparato formale dell'enunciazione dell'audiovisivo, che è di tipo protesico, e un attore concreto situato fuori dal testo che vede il mondo attraverso il cineocchio. Okay? In questo agencement, in questo concatenamento, sta la specificità dell'enunciazione audiovisiva. Trovate un capitolo su questo. La cosa straordinaria, secondo me, che è successa in questi anni, che semioticamente mi è interessato analizzare e studiare in persona, è che le immagini aniconiche, come le chiama Andrea, che sono delle immagini che in qualche modo svolgono un discorso su loro stesse. Andrea lo diceva anche nell'introduzione, sono immagini che negano di essere immagini. Quello che le caratterizza è questa capacità metadiscorsiva. Sono delle immagini che tengono un discorso su loro stesse. Che cosa hanno di speciale queste immagini? Hanno di speciale il fatto di tenere insieme un apparato formale di tipo protesico, cioè da un lato funzionano come un audiovisivo classico, alla Pasolini, un concatenamento tra un occhio e un cineocchio, ci dotano di protesi, ma dall'altro sono delle immagini che funzionano come il linguaggio verbale. Tengono un discorso su loro stesse. Cioè hanno un fortissimo effetto di presenza, un fortissimo effetto di realtà. Hanno un fortissimo effetto simulacrale, in qualche modo. Cioè ci restituiscono dentro l'enunciato un effetto di presenza che simula la situazione del mondo che nessun altro apparecchio, per dirla con Benveniste, ci aveva mai fornito in precedenza. Il cinema non aveva quell'effetto di presenza, non aveva quell'effetto di realtà, non teneva così fortemente quel metadiscorso. Allora, in qualche modo, semioticamente, l'apparato formale dell'enunciazione delle immagini VR, in qualche modo delle immagini aniconiche, è un apparato ibrido di tipo e protesico e simulacrale. Cioè simula l'effetto di presenza dentro all'enunciato di qualcuno che starebbe fuori all'enunciato, ma allo stesso tempo dota l'attore empirico che in qualche modo parla il linguaggio dell'audiovisivo di una serie di protesi macchiniche, con una fortissima impressione di realtà. Per questo i VR e le immagini aniconiche che il vostro straordinario progetto studia cambieranno i laboratori di psicologia. Perché?
Perché dentro un laboratorio di psicologia noi vogliamo un mondo controllabile. Vogliamo in qualche modo controllarne i parametri. E ne vogliamo controllare i parametri perché vogliamo in qualche modo poter manipolare le condizioni di laboratorio. Ma il grande problema dei laboratori di psicologia e di neuroscienze è che in qualche modo l'esperienza che noi studiamo nel momento in cui tagliamo fuori il mondo, perché non lo possiamo controllare il mondo, è un'esperienza impoverita, che taglia via la fenomenologia del mondo. Ma noi vogliamo studiare attraverso le scienze cognitive, le neuroscienze, la semiotica, la cognitiva, eccetera, eccetera, vogliamo studiare l'esperienza fenomenologica reale. Non vogliamo un'esperienza impoverita. E la realtà virtuale, la realtà aumentata, le immagini aniconiche in qualche modo, proprio per il loro statuto ibrido, ci restituiscono una fenomenologia sufficientemente complessa per fare degli esperimenti che non taglino via il mondo, ma sufficientemente controllabile e manipolabile per in qualche modo gestire il mondo come noi lo vogliamo controllare in situazioni di esperimento e di laboratorio. E questo per il particolare statuto semiotico dell'apparato formale dell'enunciazione dei VOAR, okay? Che è un apparato allo stesso tempo misto, è metadiscorsivo, funziona sia come funzionava il linguaggio verbale, ma è protesico, cioè funziona sia come funzionava l'audiovisivo. E da qui, appunto, e con questo chiudo, l'idea che in qualche modo i visori VOAR e tutta questa ricca fenomenologia di nuove macchine semiotiche, di nuovi apparei, come li chiamava Benveniste, è bellissima questa idea che l'apparato formale di enunciazione era un apparecchio, era una macchina. I nostri schermi sono macchine che ci fanno vedere delle cose che nell'io qui ora dato dalla nostra corporeità noi non possiamo vedere. E concatenando la nostra struttura dell'enunciazione alla struttura dell'enunciazione di questo linguaggio, noi abbiamo un concatenamento tra un occhio e un ginocchio, che è possibile soltanto per questo tipo di immagini. E allora appunto queste immagini non ci forniscono i simulacri di un mondo esterno. Ci forniscono una cosa che Eco chiamava, in Cantalorito-Rinco, che è per me il testo fondativo della cosiddetta semiotica cognitiva, Federica prima molto generosamente citava questo libro Cognitive Semiotics che è appena uscito da Springer, l'idea appunto della semiotica cognitiva di Eco era che questo tipo di strutture non sono delle strutture rappresentazionali, non rappresentano un mondo esterno, né si sostituiscono a un mondo esterno. Sono, diceva Eco, degli stimoli surrogati, lui li chiamava così, di tipo protesico. Che cosa sono gli stimoli surrogati? Non sono il mondo, ma a livello della percezione è come se lo fossero. Hanno, in qualche modo, ci restituiscono stimoli percettivi che sono semioticamente equivalenti a quelli che noi riceviamo dal mondo reale. E qui, appunto, secondo me, questa idea di stimolo surrogato che in qualche modo parla un linguaggio che è sia simulacrale che protesico, proprio per la struttura ibrida dei VOAR, è qualcosa che secondo me è estremamente interessante studiare dal punto di vista di una teoria dell'enunciazione, che è appunto questa teoria che per l'audiovisivo è stata spesso, se volete, intrappolata nel dibattito tra Casetti, che in qualche modo si ispirava, cercava nell'audiovisivo gli equivalenti degli io, dei tu e degli egli, e Metz, che negava che ci fosse qualcosa di questo genere e che pensava che la struttura dell'enunciazione nell'audiovisivo fosse impersonale. E allora
quello che provo a fare in persona e che spero vi possa interessare, spero che magari vi possa interessare andarvelo a guardare e provare proprio una nuova strada più, credo, vicina a quello che state facendo voi. E quindi proprio per questo sono molto felice di discutere queste idee, questo libro qui, in questa sede, con Andrea e con tutto il gruppo che Andrea guida. E quindi grazie ancora per l'invito. Grazie a te, Claudio, per questa bella presentazione. Come avevo anticipato, gli spunti per noi sono tanti. Io darei avvio al dibattito, che lancio io con qualche domanda di riscaldamento. Nel frattempo comunico agli altri ospiti che per prendere la parola è necessario prenotarsi in chat con nome e cognome, per poi essere chiamati secondo l'ordine di prenotazione sempre da me. E, nel frattempo appunto comincio un po' a scaldare i motori. Io ho due domande, allora ne avrei moltissime a dire la verità, però mi concentro diciamo su due domande che penso possano essere interessanti magari anche per il resto del pubblico. E che inevitabilmente vanno un po' nella direzione del nostro oggetto di ricerca, le Anaikos. E la mia prima domanda riguarda un po' un confine specifico di applicabilità della tua nozione di soggettività, per come ne parli, già a partire dall'introduzione nel tuo libro. Quindi tu l'hai detto in modo molto chiaro adesso, la tua tesi di fondo è che il fondamento della soggettività risieda nella capacità di un soggetto di figurare se stesso in forme alternative e in mondi alternativi, mettendosi in scena come un altro in vista di quella che tu chiami azione efficace. E volevo chiederti, in modo magari un po' provocatorio, se questa nozione di soggettività trovi una possibile applicazione anche nel caso delle intelligenze artificiali, e in particolare degli avatar che abitano il mondo virtuale e che non sono però le protesi di un essere umano che sta magari giocando, ma sono proprio costrutti interamente e sostanzialmente artificiali, governati per l'appunto da un'intelligenza artificiale. Perché secondo me in un certo senso l'avatar possiede o come minimo manifesta una certa capacità di figurarsi in diversi scenari, nel senso che un avatar porta incorporate una serie di ipotesi di scenario connesse ad altrettante ipotesi di azione. Quindi un avatar mostruoso che voglia uccidermi sa come comportarsi nel caso io fugga a destra oppure a sinistra, oppure io provi a usare un'arma per difendermi. Questa capacità naturalmente nel caso dell'avatar è programmata nel senso più letterale del termine, quindi è estrinseca, non è creativa e soprattutto è limitata, perché comprende un numero finito di scenari e dunque di possibili piani d'azione. Però in qualche modo mi ricordava mutatis mutandis la capacità di cui parlavi riguardo a Odisseo, appunto, e quindi volevo capire quale fosse la tua visione al riguardo e come si declini la soggettività dal tuo punto di vista nel caso di intelligenze artificiali come quelle che regolano il comportamento degli avatar. Mentre la seconda domanda è più di natura metodologica e tocca un punto sul quale spesso ci confrontiamo all'interno del nostro gruppo di ricerca. Quando tu parli di audiovisivo nel tuo libro, mi sembra che tu tratti in modo unificante e omogeneo un bacino variegato di manifestazioni audiovisive che vanno un po' dal cinema al videogioco alla realtà virtuale. Tant'è che parlando delle nostre Anaikon tu dici che esprimono in modo prototipico una caratteristica che però è propria di tutti gli audiovisivi. E noi nel nostro gruppo di ricerca discutiamo molto spesso del problema della generalizzabilità di concetti che sviluppiamo non solo tra media diversi, ma addirittura tra prodotti diversi all'interno di una stessa classe mediale. E quindi volevo chiederti, e la risposta magari è proprio la semiotica, però se secondo te è possibile individuare un certo livello di analisi o un certo angolo di analisi che consente di proporre concetti che valgano per qualunque manifestazione della realtà virtuale in questo caso, oppure se è sempre comunque necessario sezionare questo grande contenitore alla luce di generi, contenuti o altri criteri. Grazie mille. Preferisci raccontare tutto o... Guarda, io posso rispondere, poi mi dimentico. Cerco di essere breve, ma tu hai toccato due punti centrali. Se è possibile, se invece per motivi di tempo bisogna raccogliere... Okay. E allora, la prima domanda
ovviamente centrale. Per soggettività io non ho dato una definizione mia, cioè è proprio la classica definizione della filosofia. Che cos'era l'io, che cos'era il soggetto per Kant? Era l'unità sintetica della percezione. Sembra in un'altra lingua, ma in realtà lui voleva, cosa voleva dire? Voleva dire che l'io era quel raddoppiamento, quella istanza capace di unificare quello che la nostra persona esprima in tutte le sue forme, in qualche modo, no? Allora, la percezione, il pensiero, il concetto. Serviva un'istanza che si raddoppiasse in qualche modo per poter, perché sennò le esperienze sarebbero soltanto una pletora di esperienze irrelate tra di loro. Invece lui diceva, è soggetto quello che è capace di attribuire a se stesso le esperienze che il suo avatar in qualche modo fa nel mondo reale, no? E guardate che questa cosa è centrale, perché prendete il Westward, e questa cosa che dicevi secondo me è molto vicina a questo, no? L'idea, tutti noi parliamo a noi stessi, è la nostra soggettività. Quando io dico, dai Claudio, domani facciamo vacanza, oppure quando dico, dai Claudio, l'abbiamo spangata stasera questa presentazione di persona. Cosa sto dicendo? Mi sto mettendo in scena, mi sto raddoppiando, sto parlando a me stesso. Questo è il normale funzionamento della soggettività. C'è una voce mia interna che parla a me stesso. Se io non so che questa voce, prima persona singolare, che parla a me stesso, terza persona, e lo mette in scena, è la mia stessa voce, io ho una malattia che si chiama schizofrenia. Gli schizofrenici sono esattamente le persone che non sanno che quella voce, non riescono a capire che quella voce interna a loro stessi, che parla di loro stessi, non è la voce di un altro, infatti pensano sia la voce degli alieni o di Napoleone, eccetera, eccetera, ma sono loro stessi che parlano di loro, in qualche modo. E questo è il funzionamento della soggettività. È questa cosa, questo raddoppiamento della persona su se stessa, che è allo stesso tempo capace di attribuire a se stessa questa voce ulteriore. Se io su questo sono abbastanza netto, clarkiano da un certo punto di vista, no? Principio di imparzialità cognitiva. Se una macchina è in grado di svolgere questa funzione che noi svolgiamo dentro il nostro cervello, allora, o dentro la nostra mente, a seconda che siate neuro o psico, prendete voi quelle che vi piace di più, allora quella macchina svolge una funzione di autocoscienza. Cioè, se la macchina è capace di raddoppiarsi, di attribuire a se stessa la sua seconda voce, allora, secondo me, lì c'è soggettività. Ma la soggettività classica della filosofia, la soggettività di Kant, ecco, la soggettività che Deleuze, quando commentava le pagine di Pasolini sul discorso libero indiretto, riportava proprio al cogito. Deleuze dice questa cosa bellissima, dice il discorso indiretto libero è il cogito, cioè cos'è perché è il cogito? Perché è un raddoppiamento della persona su se stessa, cioè l'idea della semisoggettiva è proprio questa cosa. È il concatenamento tra due istanze enuncianti. Da qui, secondo me, la fecondità della semiotica, della teoria dell'enunciazione. Io ricordo c'era Devo a Tiziano Migliore e a Mara Giulia Dondero una serie di suggerimenti sul fatto che in qualche modo c'era dentro Jemsleo, che è un autore che non si occupa mai di soggetto, una importantissima teoria dell'enunciazione. Perché? E della soggettività. Perché di fatto la soggettività è, secondo me, qualcosa di questo tipo e che quindi può essere svolta anche da macchine, se le macchine possono fare questo. La seconda domanda è proprio centrale. La risposta è la semiotica, ma la devo spiegare bene, perché sennò è facile, sembra una buttata. Tieni conto che io nel libro Federica lavoravo proprio solo sulla teoria dell'enunciazione, non facevo una teoria del canale, ok? Cioè per me c'era un enunciato, se c'è un enunciato c'è un'enunciazione corrispondente. Se noi pensiamo che un film è un enunciato, e qualcuno l'ha enunciato, allora sarà studiabile in funzione della teoria dell'enunciazione. Se pensiamo che un'esperienza
di me che gioco a Resident Evil 7, che sarà l'esempio del saggio che vi do per il vostro, la vostra cosa, perché appunto la parte bella è stata giocare a Resident Evil, ma se quello è interpretabile come un enunciato, allora avrà delle istanze enuncianti corrispondenti. Questa è il... Quindi dal punto di vista dell'enunciazione è generalizzabile. Io lo generalizzo solo dal punto di vista dell'enunciazione, perché se c'è un enunciato ci saranno le istanze enuncianti che hanno inviato quel nunzio, che hanno inviato quel messaggero, quel testo. Ma la tua domanda tocca un altro punto, cioè quanto, che è centrale, quanto sono traducibili tra loro i linguaggi? Allora, per Casetti c'era una traducibilità, non dico totale, ma molto forte tra il linguaggio verbale e il linguaggio cinematografico. Al cinema c'erano degli io e dei tu, c'erano degli egli, c'erano delle soggettive, c'erano delle terze persone. E per me questa traducibilità non lo era affatto. Allora, il concetto di traduzione per me è centrale, mi ispiro su questo Paolo Fabbri, che ha molto insistito su questo Paolo, ma anche Eco ha molto lavorato su questa cosa. Se non c'è traducibilità nei nostri concetti, allora stiamo sbagliando, perché ritorniamo a fare una teoria del canale. Allora abbiamo un linguaggio diverso a seconda del canale, della sostanza dell'espressione. E questo per me, da semiotico, è inaccettabile. I linguaggi sono delle forme, non sono delle sostanze. Poi certamente cambiano a seconda di dove si istanziano, come si dice in semiotica, però ci deve essere una traducibilità dei concetti. Allora il problema è proprio la traduzione, quanto la traduzione è letterale. Se io traduco i trains, cats and dogs con piovono cani e gatti, cioè tu sei il redattore, sei autorizzato a licenziarmi. Eco raccontava sempre che a un certo punto lui, da un filosofo famoso, di cui non dirò il nome nemmeno sotto tortura o soltanto quando ho finito la bottiglia, lui fece fare questa traduzione a un filosofo che poi diventerà molto famoso, e c'erano questi fisici che in un convegno facevano delle corse di treni. Allora Eco si chiede, ma perché questi fisici al convegno si mettono a giocare coi trenini? Non riusciva a capire. Poi va a vedere la traduzione e l'originale era training courses, e ovviamente il traduttore traduce corse di treni con training courses. E allora se traduci così è sbagliato, e secondo me cercare io, tu e egli nell'audiovisivo, al cinema, eccetera eccetera, è un po' come tradurre piovono cani e gatti, Allora noi dobbiamo tradurre giusto. Come traduci giusto? Traduci giusto se pensi a quello che io chiamavo la parata formale dell'enunciazione. Benveniste diceva che ogni linguaggio ha alcune categorie specialissime che non sono comprensibili se non uscite dal linguaggio. Esiste una roba del genere per l'audiovisivo? Per me la risposta è sì. Ci sono delle categorie specificamente audiovisive che non si possono interpretare se non si esce dall'audiovisivo e non si considera una situazione concreta di uno lì nel divano di casa con un cellulare in mano davanti alla televisione con un visore VR sugli occhi. Questa cosa è quel principio di commensurabilità che rende trasportabile e traducibile l'idea di enunciazione da un medium a un altro medium. Grazie mille. Allora, proseguiamo allora con la discussione. Do la parola a Andrea Pinotti. Grazie Claudio. Veramente moltissime piste interessanti di per sé che ci avvicinano a quello che per noi è il mistero dell'enunciazione, perché ci imbattiamo spesso. Abbiamo lavorato nel nostro seminario sulla questione della soggettiva, della semisoggettiva, sul fatto che nella realtà virtuale, una volta che indossi il casco, hai questa apparentemente inevitabile impressione, radicamento in una soggettiva, anche se ti viene presentata come un'enunciazione autoriale differente, ma il solo fatto che tu cinesteticamente decidi l'inquadramento nell'ambiente a 360 ti porta a questa fortissima istanza di soggettivazione.
tantissime piste che incrociano appunto tante delle nostre linee di ricerca, veramente grazie molto per questo. Sulla falsariga di studentesti, quando parlavi dell'Iliade e di Achille come l'automa di Westworld, mi veniva da dire a killer, no? Tu hai detto che Achille faceva il killer di professione, quindi sbagliando intenzionalmente Achille. Ma due cose ti volevo chiedere, delle centinaia che si potrebbero pescare sia dalla tua presentazione che dal tuo libro. Prima cercavo di parlare, ma Roberto mi aveva mutolito, no? E ci capita spesso, tutte le volte che andiamo in Zoom su queste piattaforme alle quali siamo costretti da molti mesi, di tentare di parlare attraverso questa protesi e di trovarci deprivati di una prestazione, no? Di una prestazione. E quindi tu ti occupi di questa cosa nel tuo libro, perché hai un capitolo sulle protesi e quindi sulla dimensione di potenziamento delle capacità naturali, organiche, ma hai anche poi un capitolo sulle privazioni sensoriali. Allora, se ci potevi dire qualche cosa su come l'enunciazione si connette alle une e alle altre, che sono tenute evidentemente dialetticamente. Poi un'altra cosa che hai detto che mi ha fatto molto pensare, perché hai parlato prima delle anicons, cioè di queste immagini che fanno finta di non esserlo, per così dire, come se contenessero un discorso su se stesse, no? Hai parlato di una metadiscorsività o di una riflessività, perché questo tema, poi lo hai detto fin dall'inizio, è un tema centrale, no? In tutto il tuo discorso di saper di sapere, percepire di percepire, ecco, che si inserisce in questa millenaria problematica della riflessione. E questa cosa che hai detto rispetto alle immagini che negano se stesse mi ha fatto molto pensare, perché io le ho sempre viste da un'altra angolazione, addirittura opposta. Perché mi è sempre sembrato che la mise en abîme, il film nel film, l'immagine che parla dell'immagine, la pittura che parla del quadro nel quadro, queste forme di meta di riflessività, di metadiscorsività, puntassero piuttosto a denunciare la propria opacità di medium, mentre nelle anicons avevo sempre visto per prima cosa la dimensione invece di effetto di trasparenza, effetto di immediatezza, sforzo di non farsi vedere, no? Un po' nella tradizione mutatis mutandis dell'ars celare arte. Ecco. E allora ti volevo chiedere come mai tu invece le hai viste innanzitutto sotto questa luce, perché mi interessa molto, perché riguarda proprio il loro statuto. Grazie. Grazie a te. Ma ridimmi la prima domanda, Eros, perché mi sono già dimenticata. La prima domanda? Ah, me la sono dimenticata anch'io. Ah, okay. No, era su... No, era sulle protesi e sulla deprivazione. Ok, indicativo e definitivo. Ok, sì, è giusto. Allora, l'idea è proprio quella di tenerle insieme. Perché? Perché se l'audiovisivo, ma usiamola come parola ombrello, poi ovviamente bisogna precisarlo, insomma. Però se l'audiovisivo può essere studiato come un linguaggio, io sono semiotico, per me può esserlo, semplicemente non può essere studiato come il linguaggio verbale, perché c'è tutta un'altra struttura, ecco. Ma se può essere studiato come un linguaggio, e se gli enunciati audiovisivi sono degli enunciati, allora avranno le loro enunciazioni corrispondenti. E se hanno le enunciazioni corrispondenti, hanno un apparato formale, cioè hanno delle forme specificamente audiovisive che rimandano a un fuori dall'audiovisivo. E chi c'è fuori dall'audiovisivo? C'è un soggetto percettivo incarnato, io qui ora, con le sue capacità percettive, con le sue capacità cognitive, con le sue capacità narrative, con tutta una serie di io qui ora, come dicono i semiotici, come direbbe Grimas, di default, che il linguaggio audiovisivo, che il testo audiovisivo trasforma. Le può magnificare, è il caso delle protesi magnificative,
Oppure le puoi diminuire, protesi diminutive, io ti posso far vedere di meno. E questa è una cosa che al cinema spesso succede spesso, a un certo punto ci vogliono rendere ciechi o ci vogliono rendere sordi. Io faccio una lunga analisi di un film, non so se l'avete visto, di McKenzie con Eva Green e Ewan McGregor, che si chiama Perfect Sense, un film che non si sa se è stato profetico o se ha portato sfiga, ma è un film dove all'umanità vengono, c'è una grande pandemia e all'umanità vengono privati, l'umanità viene privata dei sensi e tutto comincia con la sparizione dell'olfatto, quindi speriamo che si fermi lì perché poi... Cioè, è impressionante perché è un film 2011, quindi tutta l'umanità chiusa in casa ha perso l'olfatto, ecco. E poi perde, non so se non l'avete visto, non lo dico perché appunto non voglio portare male, ma lì qual è l'idea? L'idea è che tu che sei fuori testo devi esperire attraverso l'audiovisivo le stesse cose che esperiscono i protagonisti del film. Tu devi essere privato dell'olfatto, devi essere privato del gusto e devi essere privato della vista e dell'udito. Ma questa cosa è speculare non solo dal punto di vista dello spettatore, ma anche dell'autore. E questo è dell'istanza dell'enunciazione. Questo è estremamente interessante perché l'audiovisivo, c'è l'audio, c'è il visivo. Quindi ti può privare dell'audio e della vista. Come fa a privarti dell'olfatto? Come può privarti di una cosa che non ha? E questo era molto interessante, come faccio questa lunga analisi, come puoi essere privato di una cosa che non hai, in qualche modo, come puoi piegare il mezzo audiovisivo a privarti di una cosa che non c'ha. Allora lì c'è tutto un complesso procedimento di traduzione intersemiotica, come le chiamiamo noi, o di passaggio da medium a medium, eccetera. Quindi l'idea è molto semplice da un punto di vista semiotico, cioè se l'apparato formale dell'enunciazione è quel sistema che ti aumenta o ti diminuisce le tue capacità percettive, cognitive e narrative di default attraverso il testo te le potrà aumentare in alcuni casi, te le potrà diminuire in altri casi. Quindi è lo stesso caso in qualche modo, le protesi sono sia magnificative che diminutive, ecco, le chiamava così il Cattolo di Torinco, quindi su questo mi ispiro al mio maestro. La seconda domanda è ovviamente è il punto secondo me centrale, non so se è una risposta Andrea e se quello che ho pensato io ti può essere utile in qualche modo, io spero di sì, ma proprio l'idea che in qualche modo queste immagini tendono ad autonegarsi e a creare un effetto di trasparenza, è proprio questo il punto, creano un effetto di trasparenza. E tu lo dici molto bene nei tuoi lavori, creano un effetto di trasparenza attraverso la moltiplicazione delle mediazioni. Okay? Cioè non è che creano un effetto di trasparenza attraverso la trasparenza, lo creano attraverso tutta una serie, in qualche modo, di strategie, di semiosi, chiamerei io, insomma. E quindi ovviamente se sono delle immagini che vogliono negare il loro statuto di immagini per presentarsi come se fossero qualcosa che immagine non è, di fatto queste immagini tengono un discorso su loro stesse che tende a negare il loro stesso statuto. Da un punto di vista di una semiotica della cultura, le immagini, ma le parole, i discorsi circolano nella nostra enciclopedia, come la chiamerebbe Eco, nel nostro archivio, come la chiamerebbe Foucault, con un loro statuto. Le immagini hanno un certo statuto sulla base, un certo genere, un certo apprezzamento collettivo che in qualche modo guida e instrada il modo in cui noi le interpretiamo. Una Nikon è in qualche modo un'immagine che tende a negare lo statuto con cui circola nella semiosfera, con cui circola nell'enciclopedia. Per questo per me è un'immagine che tiene una specie di discorso silenzioso su se stessa. Grazie. Ah, c'è Maria Giulia. Posso? Sì, scusate, stavamo avendo dei problemi con l'audio, Giancarlo.
Prego. Ciao Claudio, grazie perché ci hai veramente bombardato di stimoli, è stato veramente... cerco quasi di isolare uno stimolo tra i tanti per poter, perché sono veramente tantissimi. Volevo ritornare sul modo in cui la soggettiva libera indiretta viene riassorbita e modificata in Deleuze, no? Il cogito fondamentalmente, e se non sbaglio in Deleuze era anche il mitsein, cioè l'idea di questo conessere specificamente cinematografico, questa, in cui non so, l'idea è il soggetto empirico del corpo rappresentato che è la sua coscienza che si riflette nella coscienza della cinepresa, no? E mi chiedevo, nella realtà virtuale, quanto questo rapporto può essere in un certo senso stravolto o allo stesso tempo trovare una tradizione, perché pensavo che nella realtà virtuale il corpo rappresentato corrisponde in un certo senso alla mia posizione spaziale, perché è il corpo dell'avatar, la coscienza dell'inquadratura aderisce al mio sguardo e allo stesso tempo il tutto corrisponde a un corpo situato effettivamente all'esterno. Quindi mi chiedevo, in questo caso, la soggettiva libera indiretta o questo mitsein, se anziché sdoppiarsi o triplicarsi non trovasse quasi una sintesi. Sì. No, sono molto persuaso dalla sua lettura, Giancarlo, la trovo molto convincente da un certo punto di vista. Allo stesso tempo le confesso la mia ignoranza, nel senso che io non ci ho riflettuto su questo, nel senso conosco le pagine di Deleuze che citavo prima e appunto lui parla di uno sdoppiamento, quindi è possibile che magari invece la realtà virtuale vada in direzione opposta, piuttosto che lo sdoppiamento risintetizza. Però aggiungo una osservazione a quello che diceva lei. Il cogito ha anche una funzione di sintesi, cioè svolge la funzione di sintesi proprio perché raddoppia, proprio perché disgiunge in qualche modo, no? Un grande sintagma che secondo me nessuno, perché era poi molto fatica a capire cosa volesse dire. Io non ho mai capito cosa volesse dire Deleuze quando parlava di sintesi disgiuntiva, no? C'era questa, ma era una bandiera del suo pensiero. Ecco, mentre lei diceva questa cosa mi è venuta in mente questa idea qua, cioè sintesi disgiuntiva, cioè che forse quello che fa appunto la realtà virtuale, questa cosa proprio legata a quella interpretazione della semisoggettiva come cogito e quindi come raddoppiamento del soggetto nel linguaggio, di fatto risintetizzi quello che era disgiunto ma senza unificarlo, cioè non è un cogito kantiano che unifica la molteplicità dell'esperienza, ma è una sintesi disgiuntiva, ecco, la vedrei così, però ecco, non ci ho riflettuto, è solo una reazione a quello che dice che mi convinceva molto, insomma. Grazie. Ok, è il turno di Anna Caterina Dalmasso, che lo dico adesso e poi introduco a posteriore anche Giancarlo Grossi. Anna Caterina è ricercatrice all'interno del progetto Anaicon, Giancarlo Grossi è assegnista di ricerca presso il Dipartimento di Filosofia e comunque affiliato al progetto Anaicon. Anna Cate. Grazie Fede per questa introduzione e grazie Claudio per tutti questi spunti meravigliosi. Io ho solo iniziato a leggere il tuo libro, ma ci ho già trovato tantissimo materiale per proseguire le nostre discussioni, appunto, che proseguono all'interno del gruppo di ricerca su questi temi. E, cerco di abbreviare un po' la mia domanda, perché in realtà in parte hai già risposto anche rispondendo a Giancarlo, ma ragioniamo sempre molto su fino a che punto possiamo continuare a prendere l'audiovisivo nel senso di cinematografico, in senso lato, come punto di riferimento per pensare l'enunciazione della VR. E quindi diciamo, quello che mi chiedo, che ti chiedo, è un po' fino a che punto, nel momento in cui siamo di fronte a un audiovisivo in cui non c'è più cornice e che quindi tutto quello che c'è nel mio campo visivo è questo tipo di immagine che si nega come immagine e si fa invece ambiente, è ancora possibile modificare lo spettro di tutte quelle variazioni che tu hai così bene esplicitato, che l'enunciazione
discussione apre, e, o se invece ci ritroviamo in qualche modo paradossalmente inchiodati a un unico punto di vista, se vogliamo leggere l'enunciazione VR come una sorta di estensione della soggettiva, e qui mi viene sempre in mente Metz in questo passaggio che mi sembra sempre utilissimo per pensare alla soggettiva anche nella sua limitazione, cioè il fatto che costringe lo sguardo a seguire delle linee di forza più precise e gli impedisce di vagare liberamente, o invece nei termini, se non della soggettiva, proprio di una struttura dell'interfaccia che ci suggerisce questa esperienza in prima persona, ma che allo stesso tempo non ci consente un taglio, quindi non ci consente di attraversare tutto lo spettro dei punti di vista. O se no, diciamo, nei termini più fenomenologici della Sobchak, che è invece l'ambito a cui che mi è più familiare, se il testo filmico è una intenzionalità in atto che si mostra a noi, se possiamo dire la stessa cosa della VR in qualche modo, se è ancora un'intenzionalità o se invece va pensata come qualcosa d'altro. Allora, mi scuso per la cosa autopromozionale, ho scritto un saggio su questo, proprio sulla VR, quindi forse posso mandarlo se avete assolutamente piacere. Perché ho provato un pochino, era proprio un libro sulla realtà virtuale, mi avevano chiesto una cosa, quindi ho proprio un po' ragionato a partire da questo un po', diciamo, sfondo teorico che ho cercato di raccontarvi oggi. E, più nel dettaglio su quello che dicevi, tenderei a non pensare a VR, ma poi anche lì bisognerebbe differenziare, ma insomma per intenderci, come a un'estensione della soggettiva. Tenderei a negare che lo sia. La penserei come un concatenamento tra, prendiamola come sineddoche, prendiamo l'occhio come sineddoche, tra occhio e cineocchio. Cioè non è una soggettiva, non c'è una persona linguistica, lì c'è un agencement, cioè ci sono proprio deletereamente, cioè c'è un concatenamento, un assemblaggio di diverse istanze enuncianti. Alcune di queste istanze enuncianti non sono personali, cioè non si può ritrovare in quella cosa, in quel punto di vista, un punto di vista personale. Sia di tipo linguistico che di tipo in qualche modo biologico o individuale. Cioè lì c'è un'enunciazione macchinica, un po' tipo come la soggettiva libera in diretta, è possibile solo al cinema, ok? E lì c'è una cosa che è possibile solo attraverso la macchina. Ed è qualcosa come l'apparecchio di Katrin, cioè qualcosa che ti migliora i denti, qualcosa che ti migliora o ti cambia le tue possibilità corporali. Quindi, secondo me non funziona nemmeno al cinema, ma a maggior ragione in questo tipo di oggetti di cui vi occupate voi, l'idea di soggettiva, eccetera, per me non funziona proprio. Cioè è... perché è una cosa ricavata dal linguaggio verbale, cioè qui dovrei fare il professore di semiotica, non lo voglio fare, però il linguaggio verbale ha proprio una struttura semiotica unica. Come il linguaggio verbale funzionano i segnali stradali e i linguaggi della logica, ok? Sono solo tre cose che funzionano così. È una cosa che si chiama ratio, e con la chiamata del trattato di semiotica generale, ratio facis, ratio difficis. Tutti gli altri linguaggi funzionano diversamente, cioè il rapporto tra l'espressione e il contenuto funziona in modo completamente diverso. Quindi molte, dal punto di vista di un semiotico, molti dei problemi della teoria semiotica non verbale è che è stata modellata su delle categorie che venivano dal linguaggio verbale. L'enunciazione è un esempio, ma moltissime altre cose, cioè tutto Barth, per esempio. Tutto... Infatti Barth aveva molta ragione a un certo punto quando diceva: noi crediamo che la linguistica sia una parte della semiotica, ma in realtà è la semiotica che è una parte della linguistica. La sua idea era provocatoria, ma ti stava dicendo che in fondo tutte le buone categorie che aveva avuto la semiotica le avevamo mutuate dal linguaggio verbale. Questo è un problema,
Per me questo è un grande problema. E secondo me, nell'idea di soggettiva, c'è proprio questo problema. C'è proprio questo problema qui. Cioè l'idea che è una categoria audiovisiva che è ricalcata dal linguaggio verbale. E non funziona, per me. Cioè c'è... Dobbiamo veramente... pensare a una nuova tipologia degli sguardi, per citare Casetti, di tipo macchinico, ma non solo di tipo macchinico, di concatenamento tra occhio e cineocchio, cioè è qualcosa che si fa nelle interfacce, se vuoi, il fenomeno del punto di vista nella realtà virtuale. Grazie infinite e vabbè, ti scriverò per il saggio. Certo, grazie. Do a questo punto la parola a Maria Regina Briowski, che non conosco ma che può volentieri presentarsi se vuole. Grazie, sono un assegnista del nostro dipartimento e lavoro su PERS. Per cui benissimo, conosco Rossella molto bene. Quindi. Esatto, mi scuso se appunto la mia domanda quindi sarà, aspettate, ho un'invasione da gestire. È un'invasione molto bella. Cioè. Puoi anche non gestirla, puoi farti invadere. Ok, scusatemi, ho avuto un problema familiare. No, quindi mi scuso se appunto le mie domande forse saranno un po' diverse da quelle di questo gruppo di ricerca, ma penso sia anche il bello, no, di questi incontri. E, io appunto studio la teoria della proposizione in PERS, come Claudio sa, quindi verte più sull'enunciazione, perché appunto PERS ha una teoria della proposizione che ha una semiotica, no? che va ben oltre il linguaggio, che ha, insomma, cerca di porre la struttura abbracciando appunto anche i linguaggi non di tipo strettamente linguistico. Allora mi incuriosiva e estendendo il suo discorso, quello che tu prima citavi parlando di Benvenisti, di questo riferimento, no? Io, tu, facevi l'esempio che in PERS si chiama indice, per estensione possiamo arrivare, se consideriamo PERS, a parlare di esperienza collaterale, cioè per comprendere il senso stesso di una proposizione o di un'enunciazione, noi abbiamo bisogno di dei rimandi esterni, diciamo così. Allora, io appunto poi sono abbastanza digiuna di tanti degli argomenti e degli studi da cui venite voi, ovviamente, per cui parlo per quello che posso e se la domanda è mal posta lascia stare Claudio. Però mi chiedevo questo perché mi sembra molto interessante il concetto di protesi, però a me sembra piuttosto che si possa dire, forse appunto da un punto di vista persiano, diciamo così, che la protesi sia una sfida un po' a questo discorso di una, diciamo, sintassi universale, di una semiotica universale che contempli anche questi linguaggi, perché mi pare che più che altro la protesi cosa fa? Allarga questa esperienza collaterale di cui ogni semiotica ha bisogno in un qualche modo. So che quindi è un po' provocatoria la domanda perché ovviamente si ritorna sul problema tra semiotica e fenomenologia, no? Però mi interessava capire quindi invece questo... il modo in cui tu parli di queste protesi che oggi sono così importanti in questi linguaggi audiovisivi diventi un elemento della semiotica e non un elemento dell'esperienza più generale, un elemento che amplia la nostra esperienza e che è necessario per capire un certo tipo di linguaggio, per identificare un certo tipo di struttura. Non so se si capisce la questione. Chiarissimo. E ovviamente... proprio dentro gli studi persiani che io ho un po' frequentato per qualche anno, anche se adesso ovviamente mi piace fare la mia strada, lì c'è un grande problema, nel senso che ovviamente a un certo punto pare che per Peirce la proposizione che tu studi diventi un po' il modello della conoscenza, della cognizione semiotica tout court, ma anche lì ci sono molte cose, perché appunto se no non si spiegherebbe perché lui invece in molti altri punti tenda invece a separare molto, cioè, o comunque a mantenere una certa specificità di alcune invece forme di semiosi, eccetera, eccetera.
Il discorso sulle protesi, per connetterlo a quello, l'idea di esperienza collaterale, in Peirce, tu lo sai benissimo meglio di me, c'è una fortissima teoria degli indicali, c'è una fortissima teoria dei performativi, tanto che a un certo punto il coteo analitico di filosofia analitica degli studi persiani ha cercato di annettere Peirce come pensarlo come un filosofo analitico, cosa con cui io sono radicalmente contro, perché penso che Peirce sia invece qualcosa che non possa essere interpretato in questi termini qui, in termini della analitica, eccetera, eccetera. Il punto delle protesi serviva a me, ma non so se questo chiarisce il tuo dubbio o la tua richiesta di approfondimento, per declinare un'idea di Metz che diceva, su cui io sono sempre stato d'accordo, che tutta quando si fa una teoria del punto di vista, o di cose connesse con l'enunciazione, con l'indicalità, con gli embrayeur, eccetera, eccetera. Quello che si fa, lui dice, usa questa parola e questa terminologia, ha sempre un che di antropoide, lui dice così. Cioè, rimanda a un osservatore umano, in qualche modo. E lui dice, proprio nell'enunciazione personale, dice, l'enunciazione ha sempre un sapore antropoide, dice qualcosa del genere. Io sono sempre stato molto d'accordo e tutta questa idea di enunciazione macchinica era l'idea di fare una teoria dell'enunciazione completamente slegata da una specificità antropoide. Per me l'enunciazione è una serie di passaggi tra modi di esistenza. Infatti alla fine del libro, se avrai la generosità di leggerlo, io dico che il soggetto sta in alcune tabelle. Cioè, faccio due tabelle nel libro e sono le tabelle di passaggi tra modi di esistenza. La messa in memoria, la convocazione, eccetera, eccetera, in cui si passa da uno stato virtuale a uno stato potenzializzato, da uno realizzato a uno potenzializzato, da uno realizzato a uno attualizzato, eccetera. L'enunciazione è una specie di passaggio tra modi di esistenza. E questo passaggio tra modi di esistenza era quello che cercavo di far vedere con studentessi, cioè lì c'è una regola dell'italiano che quando noi parliamo è attualizzata, perché noi cerchiamo di parlare in italiano corretto, che viene potenzializzata, cioè viene in quell'enunciazione ha come compito quella di metterla tra parentesi, di virtualizzarla e di non renderla più attuale in qualche modo, no? Allora questo è un esempio di enunciazione come passaggio tra modi di esistenza. Questi passaggi tra modi di esistenza non li fa soltanto un essere umano che enuncia, li fanno delle masse. Se noi studiamo i big data, tutto il passaggio dei dati, consiglio a tutti, perché secondo me è un libro straordinario, il libro di Sabina Leonelli del 2016, dove lei lavora sul data journey e mostra come noi l'industria, pensate a Google, produce dati che devono poter viaggiare, cioè sono dati che vengono prodotti per poter essere rienunciati. Con i dati che tu produci mentre ti fai la corsa, il Samsung Health li rienuncia e ci fa moltissime altre cose, li sposta, li usa, eccetera, eccetera. Allora, questa è un'enunciazione completamente macchinica e non antropoide che produce enunciati e li produce facendo transitare delle grandezze semiotiche da un modo di esistenza a un altro modo di esistenza. Allora per me una teoria dell'enunciazione deve essere una teoria di questo genere qua, non antropoide, e quindi non deve essere legata all'esperienza che noi esseri umani, l'esperienza fenomenologica che noi possiamo fare. Poi è chiaro che se studiamo l'esperienza fenomenologica dell'audiovisivo, della realtà VR, eccetera, eccetera, allora lì diventa centrale. Ma l'enunciazione è qualcosa di molto più grande, perché, per esempio, l'enunciazione c'è nel processo di data journey che in qualche modo ci manda la pubblicità sul telefonino, ci fa in qualche modo studiare o fa i prezzi al metro quadro in una certa zona di Milano delle case, perché ormai i peritti immobiliari non esistono più, ma c'è un prezzo zona metro che è costruito sulla base dei big data in qualche modo. No? Allora lì ci sono tutta una serie di enunciazioni e rienunciazioni che sono macchiniche, non antropoidi e che non rimandano a un'esperienza fenomenologica di un soggetto umano. D'accordo, credo che abbiamo un'ultima domanda che è da parte di Barbara Grespi.
che magari la conosci già, è professore associato da noi in Unimi nel settore cinema, fotografia e televisione, anche lei affiliata al progetto Anaicon. Eccomi. Allora, intanto grazie Claudio della relazione, molto molto interessante. Non ci siamo mai incrociati, ma io sono stata una allieva di Casetti, mi sono formata su dentro lo sguardo, quindi insomma ho trovato molto interessante la tua cosa. Io ce l'ho ancora in programma al triennio, quindi è un libro anche su cui non sono, come hai visto, non sono certo in sintonia, ma lo trovo un libro straordinario che ha aperto tutta una cosa. Sì, e allora il mio era un follow-up sulle cose di Anna Caterina, che però non ho reagito abbastanza in fretta, per cui si è interposta un'altra domanda che ha aperto ulteriormente la cosa che ti stavo dicendo. Ma allora, io sono assolutamente d'accordo con quello che dicevi prima rispetto all'enunciazione in VR, alla non coincidenza tra questo sguardo in apparente soggettiva e la vera soggettiva. Anche se appunto non ho letto il tuo articolo, però in uno dei seminari in cui abbiamo discusso questo, facevo l'esempio come della torcia, no? Come se questa struttura fosse una sorta di torcia che illumina quello che vediamo, ma senza che questa appunto enunciazione, diciamo illuminazione per usare una metafora, si in qualche modo incarnasse. E la cosa che stavo cercando di elaborare, quindi la testo, magari mi dici tu se sto farneticando, se ha senso, perché quando introduci il concetto di apparato, e nel senso in cui l'hai detto anche adesso, in riferimento alla domanda su Peirce, è molto chiarificatorio, no? Allora, dicevo, se tu sei dentro un VR, hai lo sguardo in first person, che appunto non è una soggettiva, eccetera, fino a che non vieni riconosciuto, non ti si soggettivizza in qualche modo, ma nel momento in cui un personaggio dentro la storia ti interpella, quindi ti riconosce come istanza diegetica, boh, a quel punto lì forse possiamo dire che l'enunciazione diventa, e diventa un qualcosa che assomiglia a una prima persona, con un rovesciamento abbastanza curioso tra appunto interpretazione soggettiva, per come ce le ha proposte appunto Casetti dentro lo sguardo. Per cui volevo provare questo esperimento. Sono molto d'accordo. E invece l'altra cosa ancora, l'oggettivo irreale, sempre nella struttura di dentro lo sguardo, non può c'entrare anche quella con questa questione dell'apparato, perché è anche molto chiarificatoria la cosa che spiegavi prima, cioè quando c'è un tipo di sguardo che può essere solo in quel medium, no? Lo sguardo in qualche modo che va a toccare l'essenza del medium come macchina della visione. Allora non so, è quello anche un po' questo apparato, cioè anche un po' ha qualcosa a che vedere con questa irrealtà o con questa medialità essenzialista che c'è. No, allora la mia impressione è questa, è molto preziosa questa cosa, anzi, ma poi possiamo confrontarci, perché io non credo di avere una risposta, nel senso che io ho l'impressione che ovviamente il libro di Casetti si rendeva perfettamente conto, perché è impressionante anche la quantità di cinema che conosce quando scrive quel libro, che e ovviamente si rende perfettamente conto, lui ha una fenomenologia ricchissima di ovviamente di molti sguardi macchinici, che però deve riportare a un apparato formale, che era quello che andava negli anni Ottanta quando si parlava di enunciazione, che era del tutto antropoide, cioè che era del tutto legato agli io, ai tu, che era legato a Benveniste, cioè alla linea Benveniste-Greimas. E secondo me Casetti fa uno sforzo straordinario, perché quel libro è riuscito, cioè non è un fallimento, è un successo, cioè riesce a rendere conto attraverso categorie deittiche di fenomeni che così deittici non sono. Allo stesso tempo, adesso che, permettimi, forse non è la parola giusta, ma che la moda del tempo culturale è cambiata, che non c'è più quel tipo di dittatura semiolinguistica dell'io, del tu, del qui, eccetera, eccetera, possiamo forse liberarci di quell'apparato deittico che in qualche modo incasellava e forzava una serie di fenomeni come l'oggettiva irreale, che si spiegano molto meglio senza tutta quella struttura mutuata dal linguaggio verbale. E anzi, secondo me, il lavoro che dobbiamo fare è allargare quella fenomenologia sulla base di come viene declinato il concatenamento tra l'occhio e il cineocchio. Questo è quello che vorrei fare. È bellissimo, mi chiedo però come teniamo conto della questione dell'embodiment, cioè dell'embodiment radicale, nel senso che è un apparel, ok, una torcia, qualcosa che ti crea un visibile che non avresti senza il medium, però lo indossi.
e non si può tenere conto di questo aspetto, che è un aspetto effettivamente fenomenologico nella semiotica? No, 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 io penso che ne si debba assolutamente tenere conto. Lì è una protesi non solo linguistica, è una protesi macchinica reale in qualche modo, no? Sappiamo perfettamente che uno dei modi in cui si crea l'effetto di immersività è quello di toglierti la percezione del mondo. Cioè, tu quando hai il casco non devi vedere più il mondo. E questa è quella che fa la differenza tra la realtà virtuale e quella aumentata, dove invece la percezione del mondo ti viene mantenuta. Allora, secondo me, se noi, e questo credo sia anche, no, molto... è a voi che io mi affido, cioè ai vostri studi, che sarò curiosissimo di leggere, restituirete, immagino, studiando queste cose dentro un progetto IRC, una fenomenologia ricchissima di tutti questi sguardi, di tutte queste cose, eccetera, che a me come semiotico interessa moltissimo, e quindi sarò molto contento di leggere le cose del progetto e di lavorare anche in funzione di quello che fate voi, insomma. Grazie. Grazie a te. Ok, allora se non ci sono altre domande io passerei la parola di nuovo ad Andrea per una nota di chiusura. Grazie, sono molto contento di questa prima puntata del nostro ciclo, ringrazio tutti coloro che sono stati qui con noi, i nostri partecipanti, ringrazio tutto il gruppo di Anicon per aver consentito l'organizzazione di questa puntata, in modo particolare Giulia Avanza, che credo che si sia dovuta già disconnettere, il nostro project manager, Margherita Fontana, Anna Caterina Dalmasso, Federica Cavaletti, che è stata la nostra moderatrice, Roberto Malaspina, il nostro angelo dalla spada fiammeggiante che ha combattuto contro i troll che hanno tentato un bombing iniziale, e naturalmente Claudio, grazie di cuore per questa bella occasione di discussione. Avremmo preferito farla in presenza, ma per ora ci accontentiamo così, nella speranza poi di poterti avere presto a Milano tra di noi nel nostro gruppo. Grazie a tutti, vi ridò appuntamento per il 25 febbraio, stessa ora, con Pietro Montani, che presenterà il suo libro Emozioni dell'intelligenza. Grazie di cuore e buona serata a tutti. Ciao Claudio. Grazie a tutti. A presto a tutti, grazie. Grazie.